Dici. Oggi puntata dedicata allo sport e come non potemmo dedicarsi allo sport con due grandissime figure della Triestina, ovvero l'allenatore Pillon, ma soprattutto col nostro Delugio Capela che sta per entrare e ne spiegherà come si fa anche a prepararsi. Obrigado, sempre obrigado. Un buon triestino. Come si fa a prepararsi anche non solo dal punto di vista atletico, ma anche dal punto di vista alimentare? Settimana difficile. È difficile? Difesa, ma so. Difesa, si sottovaluta, obrigado. Tante volte la gente non sa obbligare. Sono obbligato, settimana difficile e anche posso dire obbligato, ma a maniera cacche e mature. Ogni giorno, Mr. Pilon, da cacche mature. Sempre, ogni giorno, pranzo, cena, merenda, mattino, di colazione, cacche mature, che ti dà ancora tutto acido in bocca, cacche mature. Ma perché? Perché Superliga. Gomagna. Sughetto con le sepe. Senza bavarioli. E adesso con la camisa piena di... Macete. Nel mondo attuale, nel mondo moderno, nel mondo digitale, ma in generale nel mondo della comunicazione, una delle robe veramente fondamentali è lo storytelling, ovvero raccontare una storia. E raccontare una storia è quel che fiamo tutti quanti ogni giorno alla fine, forse anche senza rendersi conto. E mi, de venerdì mattina, che mi sveglio con i messaggi di Flavio che mi racconta i suoi sogni, mi fa pensare che lo storytelling va un po' oltre, quindi voglio portarvi all'interno di questo piccolo mondo della mente di Flavio Furia con cui mi gode aver a che fare ogni giorno. Primo messaggio che mi arriva è questo. E son insognato che era Ligabue a Macete, in una esterna con gente, tipo gita, e gli era coccolissimo, solo che alla fine e ne domandava la pila e non sapevamo che c***o fare. Che rider. Superliga, queste roba qua in bocca, non ti dico espressioni di giocatori. Non ti dico espressioni di giocatori, mamma mia. Sono una... Come sei espressione di giocatori? Benvenuti a Macete Brut. Sport. Buongiorno Pillon. Buongiorno. Triestina. Ottima, ecco, notizia. Ottima notizia. Playoff, finalmente. Ottima notizia. Dici tu a mia moggera che adesso le vacanze sono spostate più avanti, eh? Ottima notizia. Vabbè, ma mai pensare agli altri, a situazioni, mai pensare a niente. Ma a livello sportivo è un'ottima notizia, no? No, esiste solo quello, però, figlio mio, no? Andiamo avanti, dai. Lei come la gestiria questa Superliga? Anche se fosse una Superliga organizzata qua in Italia, o addirittura nella nostra regione. Ho esperienza. Esperienza, certo. Giocatore di esperienza. Uh-huh. Come inizio, giocatore di esperienza, giocatore in una grande squadra che ho detto tante volte, però è una squadra che ancora devo dire che ho giocato, insomma. Ah, quale? Ho giocato in Sbroca Junior. Sbroca Junior in Argentina. Sbroca Junior, queste squadre in Argentina che erano tutti un pochettino bei giocatori, ma tutti che avevano problemi. Per i playoff, eccoci, avevamo un vantaggio che c'è due possibilità. Sì. La Triestina può il pareggiare e può il vincere. Qual è la priorità però per la Triestina? Priorità, ragazzi, è non farsi male, per favore. Cioè, adesso, farsi male adesso. Ci finisce la stagione, ti fai male adesso e vacanze dopo cosa fai? Cioè, dici tu a moglie, dopo tu moglie, dici tu e non porto il bambino perché mi fa male la gamba e non riesco perché ho la spalla lussata. Voglio vedere, c'è una vita fuori, non esiste solo il calcio, c'è una passeggiatina, la vita è la passeggiatina domenica, una griglietta di pesce e andare a mangiare un gelato con la famiglia, questa però è la vita. Si allena, insomma, tutto l'anno per fare delle partite al meglio. Tutta la partita al meglio. Al meglio vuol dire innanzitutto che non ti fai male, no? Già questo concetto di aver Ligabue in trasmissione, averlo non si sa come, che c'ha pa il treno e se venu qua per fare un'intervista a Macete, coccolissimo, figon, e alla fine, beh, insomma, e la pila, giuro, e gli era coccolissimo, mai che avrei pensato che ne chiedessi pila. Bella squadra, per bei giocatori, però c'è qualche giocatore che potessimo portare anche nella Triestina, portare che è una sicurezza perché ogni tanto si arrabbia un pochettino, c'è un carattere sbarella, prima giocavo nel Deportivo La Carogna,
dopo si sta disportando, dopo si sta deportando, e dopo si vanno a giocare con noi. Sbarella, che cosa potessi dar di più alla Tristina? Quali sono le sue caratteristiche? Sbarella, che è momenti, sì. Da momenti, da nulla, lui che sciappa e te coppe di legnate. In campo? Subito così. Ma scusa, agli avversari? Non so detto, non so detto a chi che capita. Se lui vedi che per suo punto di vista, che è un punto di vista un po' particolare, ti ha fatto un sguardo strano, sbarella te da zoo. Sbarella te da zoo. Sono un bel giocatore. Ma immagino, sì, sì, però sì, ogni sì, tanto per capire, se rendi conto. Giocatori più maturi che hanno la famiglia, due tosi a portarsi in giro, la roba è difficile dopo, porta le valigie, porta la famiglia, tu moglie che ti grida comunque cose per partito preso, dopo è difficile, cioè, che anche poi questa è una stagione ballerina, sai come mangio un giorno caldo, un giorno freddo, cosa fanno? Cosa fanno questi incoscienti? Vengono in allenamento senza maglietta della salute. Una pancerina, niente, ammettono niente. Dopo quando arrivi a casa, vuoi vedere dopo? Vabbè, tua moglie ha un desiderio, una roba, tu non puoi perché la schiena è bloccata, capisci? Dalla tradizione calcistica più profonda, vero, il Brasile, mi so che avevi dei giocatori bravissimi, cioè. Boh, abbiamo giocatori forcessimo giocatori, ma tu ti conosci Ronaldo. Tu ti conosci Rivaldo, certo. Noi avevamo due giocatori, uno brasiliano e un argentino, che avevamo, pensi, di una parte Riscaldo, dopo Rivaldo e Ronaldo, noi chiamiamo Riscaldo, che grande orgoglio, non scusare di Riscaldo, d'altra parte giocatore argentino che aveva un herpes, una meraviglia. Sono giovani e forti, giovani e forti, però dopo a schiena ciapa è fa male. La maglietta della salute. La maglietta della salute bisogna avere sotto, quando è sudato cosa fai? Vai senza, ma in coscienza questo, no? Ragazzi, dai, per favore, un attimo, scusi, non c'è solo il calcio, c'è arrivato un messaggio di mia moglie. Ma puoi leggere dopo i messaggi, figlio? È presa da ste robe, no? Nutrizione cambiata, non come una volta che si andava in campagna, noi tranquilli, si mangiava quello che c'era, insomma, avevamo anticorpi, adesso non c'è più niente, burro, neanche il burro, basta. Un po' calificato, se sei soia, queste robe orientali, capisci? Però il bello è che Flavio non se l'aspettava, non ga parlare con lui di questa cosa prima, quindi c'è un po' di imbarazzo, no? E poi il fatto che era coccolissimo vuol dire che necessariamente questo non chiedeva soldi, no? E mi domando, ma quanto il voleva? Quegli era parte del problema, non ne aveva dito e non sapevamo quanto c***o. Targhe. Una parte di me pensava a 500 euro, ma si vergognava a dirghe. Ma cosa c'è? Di una parte, herpes dell'altra. Una meraviglia, una difesa importante. Ma mi immagino, proprio la gente... Nessun si avvicina. No, lo rimarcava Homo. Ah, sì? Sì, era pericoloso, che ti toccava. E dopo veniva. E quindi stava lontano, nessun segnale. Nessun si avvicinava, questa è una strategia, una squadra molto forte. Sì. Che va pillon, allora tornando. L'olio di zucca, ma abbiamo in Italia, abbiamo olio extravergine di oliva, roba buonissima, olio di zucca, si mette sta qua. Ma allora, per quanto riguarda... Deve fare fighetta, il tè con limone e zenzero, capisci? Il tè con limone e zenzero, non tè normale, no. Dopo che avevamo un giocatore rumeno, centrocampo, bravissimo, Gheorghe Disagi. Disagi? Grande tecnica, solo che ogni tanto si fermava, c'è proprio questo momento di vuoto, così. Cioè, era in difesa con i buboni, un'ora e mezza. Un'ora e mezza. A volte si guardava dietro la mano. Stava un'ora e mezza. Ma la partita dura 90 minuti, cioè stava anche dopo? Sì, anche dopo. Fermo solo. Certe volte anche dopo, sì. Anche due giorni dopo successo. Ah, sì? Certe volte. Ok, Pillon, ma la preparazione della squadra per i playoff consisti comunque in un grado avanzato? Tono conosco. Una roba normale, tono. Tono e un asterisco. Che ci starebbe? A naturale, già una roba strana. Che non sia pesca strassico. Che chiede la scatoletta, c'è pesca strassico. C'è... 500 euro, Flavio voleva dargli 500 euro in Ligabue, non so, trovate in tasca, non so, trovate non so dove, per dargliele, perciò che sia contento, perché è una cifra che lui ha deciso e che forse avevamo da discutere insieme su questa cosa. Quanto che demo a Ligabue per aver fatto un'intervista con noi? Ma gli era coccolissimo, demo che poco. Mi dico, ma gli era tipo, fe voi? Sì, pesate tutto. A un certo punto, dopo essere stato coccolissimo, e mi diceva a me, pensavo ci fosse un compenso, sorridendo, imbarazzato. Quindi mico pensavo, forse era una roba proprio, il compenso, fe voi, no? E ti sei a toccare le tasche, ma devo proprio quella scena là, sì.
Adesso è fissata con roba, adesso va a fare cura, capisci? Calcio, lei va a fare cura, osteopata, omeopata, naturopata, tutte cose che finisce in pata. Se una roba è veramente... Certo, ma... Il mondo è cambiato, bisogna tornare alle robe normali, fio mio, cioè non si può andare avanti in questa maniera. Mister, se possiamo tornare un attimo sullo sport... Faremo perché... spesa dopo, eh? Faremo spesa, bisogna fare spesa perché che non esiste se il calcio. Bisogna ma certo che non esiste il calcio. Una sera non mangia, se non faccio spesa non mangia nessuno a casa. Va bene, ok. Più che avevamo attaccante incredibile, Pulisic. Questo era pure povero, non era vero. Lui credeva sempre di aver bestie indossi, era tutto un gratta, tutto che si grattava, tutto il tempo si grattava. Tornando allo sport, un argomento molto caldo in questo periodo è appunto la Superlega. Lei cosa la pensa di questa Superlega? Fa un po' basta, i suoi principi? Basta, cioè, basta, basta queste robe, tutto super deve essere. Tutto super, qua il mondo non robe normali, tranquille. Super, supermercato deve andare lui, non vai, vai in mercato. Quindi supermercato, le zucchette che vogliono, che, beh, mercato normale vai. Quindi situazione in cui se questo Luciano che dici, boh, pensavo ci fosse un compenso e Flavio, devo un attimo cercare Max, sì, te demo, nel frattempo lui sta pensando ai 500 euro, e succede una roba particolare, mentre Flavio sta andando, non sai che Luciano Ligabue, se là che aspetta, sì, tranquillo, no, fa questo. No, ho incominciato a cercarte, perché ieri mo sul treno e te avevi i fioi. A un certo punto ho cercato di andare... smarcarmi per andare in bagno, ma sto stronzo mi seguiva. Dopo te l'ho incontrato e mentre pensavi ma come risolvere, gassonato la sveglia. Super strada. Che succede super strada? Zaccalamita di stasera? Che... Super strada? Perché super? È una strada. È fatta di asfalto, come tutte. È una strada. Che super, matti, è super strano, per favore. Passi con l'auto tranquillo, vai a mangiare un gelato, dopo ti fermi, c'è il bar, l'autogrill, parli con il signore che lavora, certo. Che ha gente che lavora onesta, parli, no? Anche sti cacciatori, non potevo lavorare in bar, c'è anch'io, dai. Quindi un modulo nuovo, sì, finalmente un altro anche modulo. Anche là, che avevo stesso allenatore di altre squadre, avevo Scappello, anche là, è là lui che ha detto. Fabio Scappello. Fabio Scappello. E anche là veramente, grande idea, perché lui adattava secondo le caratteristiche del giocatore, lui adattava sulle tattiche. Certo, è una roba fondamentale. Siccome qua... non avevamo una squadra che poteva puntare tanto sul suo fisico, su prestazioni atletiche, allora bisognava trovare altra roba, puntare su distrazione. Come su distrazione? Ma che tecnica è? Distrazione, allora questa è tecnica, questo modulo, un modulo rivoluzionario, 1-4-4 si chiamava, 1-4-4. Allora prima di entrare in campo, ti andavi dall'allenatore, e l'allenatore dava tutti quanti questo qua, vero, questo aggeggio meraviglioso. Cosa è sta roba? Aggeggio meraviglioso. Questo aggeggio, questa tecnologia avanzatissima, deve fare così. Benzina super, cioè, abbiamo visto? Hai visto dove è finita benzina super? Sì, non c'è più, non c'è più, ma non è super. Che se era super rimaneva, invece super niente, la benzina Manteo, che svola. T'ha visto benzina, con gli occhi laser, per favore, dai, va bene. A benzina. Quindi non è d'accordo con le super. Ti vuoi all'auto che ti metti a benzina super, non succede, succede niente, è come altre. Benzina, ti spendi, ti paghi accise, perché ti paghi accise, ti spendi, uguale. Quindi noi parleremo delle Allegri. Si avanza dopo, mangia un gelatino, a griglietta, partita 3-7, osteria con gli amici, insomma, cos'è? Quella è la vita, signori, Mica stare in campo come deficienti, balioni, per favore, c'è qua un tempo deve avere, no? È la roba bella che secondo me i sogni, se una connessione tra le persone, se promette dei movimenti onirici, e mi sono sicuro che anche Ligabue ha fatto un sogno quel giorno, ma la sua versione era un po' diversa e era il sogno un pochetto al contrario. Pensa che lui a Correggio stanotte se ha sognato che era due coglioni che lo chiamava gratis in trasmissione, ha fatto finta di essere coccolo e al momento di pagare è stronzo, faceva le vosette e si scampa in cesso. Cosa ne insegna questa storia fondamentalmente? Ne insegna questo, che se te si chiami Luciano Ligabue e te vedi il numero di telefono Flavio Furian, chiudi veloce. Mister Pilon, parlando della prossima partita, sì, per affrontare il Virtus Verona, qual è il modulo e qual è la condizione fisica della squadra? Perché dobbiamo capire come... Sì, mia moglie che è un attimo... Vabbè,
cavolo, vabbè, so cos'è un cavolo, posso prendere, non preoccuparti, vado dopo, compro un cavolo, prendo un cavolo dopo. Nero. Nero deve essere. Cavo nero, devo prendere un cavo nero adesso, cioè adesso è priorità della vita e mia moglie prende un cavo nero. No, ci sono altre robe della vita, tipo? Cioè, ci sono cavo, un gelato con la famiglia, passeggiata, e una partita 3-7 con gli amici, cioè questa è la vita, signor, per favore, cioè, e qua che il tempo passa, finisce che muori e non ti sei accorto di niente, eri lì che guardavi questi che sono a balion, cioè si può stare sempre, dai per favore, andiamo a prendere questo cavo nero, cavo nero, devo andare a cavo nero. Ma cos'è? Che cos'è sta roba? Se metti questo agejo de tattica di 144. Ma cos'è? Le telefonate erotiche? Va vicino avversario. Ti sta vicino avversario. Tocchi avversario così. O lui si gira che fa. Perché lui che cambiare non si fa. Se allenamento. 4 ore di allenamento settimana obbligatorio. Proprio bisogna stare tutti quanti molto attenti. Fare questo allenamento, metti lo setto. Ti prepara, va vicino al giocatore avversario. E ti fa così. Deve far così. Toccare delicatamente. Ti che fa con cambio di voce. Che è importante. Tanto cambio di voce, 4 ore di allenamento a settimana, ci arrivi a cambiare voce. Bravo, sì. Ciao, Gisella, sono calda, calda. A lui perde il senso di orientamento, non capisce più niente. E ti segni, le tecniche. Facile, facile. Tecnica 144, ricordate, segnate. Dopo 007-883-123 stella, che avevamo anche 144. Ogni settimana un insegnamento importante. Macete è un programma evidentemente prodotto da... Le culatte. Mole. Se ciò di rosini. Buongiorno, un'ottima notizia. Un'ottima notizia. La Triestina. Come crisanti che hai. Ottima notizia. Playoff, finalmente. Ottima notizia. Dici tu e mia moglie adesso che vacanze sono. Ma non può rispondere dopo al messaggio della moglie? Burro, non burro, normale, chiarificato. Benissimo, ecco. Pillon. Capisce. Tono conosco, cioè Tono conosci. Che... Pillon. Tono, allora perché... Ok, Pillon, però per quanto... Mi si stacca i baffi.